Facciamone un'altra, dai, veloci. Quant'è la trentesima? Sì, rifacciamola, velocissimi. Motore? Partito. Ok. Scena 2, 3, trentesima. Perfetto. E azione. No, non ci siamo, ho detto che non ci siamo. E non dopo ci questa gag siamo. iniziale siamo in esterno. Siamo in esterno perché finalmente possiamo respirare tutti un po' di libertà. Ora non so come verrà l'audio perché c'è un po' di vento. Oggi voglio parlare, abbiamo visto questa gag per parlare del temperamento, del carattere di un regista. Scorsa puntata ai mezzi, o almeno qualche mezzo, oggi il carattere. Che carattere deve avere un regista? Parleremo di questo. Parleremo di questo in esterno, ma prima sigla! Alcune storie curiose che accadono nei set per capire il carattere e il temperamento dei registi. Per esempio, film L'Esorcista, William Friedkin che ha preso a schiaffi un prete, oppure per esempio Rocky, film Rocky, mi sembra Rocky 4, quello con Ivan Drago, ecco lì il regista era Sylvester Stallone che si è fatto, probabilmente per rendere credibile la scena, si è fatto anche lì prendere a cazzotti da Ivan Drago, insomma Ivan Drago bello colossale, gigantesco, infatti poi tra l'altro non è riuscito a girare perché si è sentito male che gli ha spaccato mezzo sterno, insomma vabbè, ancora. Beh, classicone, Stanley Kubrick. Noi sappiamo che Stanley Kubrick maniacale, meticoloso, tanto da portare in Shining l'attrice Shelley Duvall, quella scena in cui lei sale le scale contro Jack Nicholson, ha un esaurimento nervosissimo per entrare proprio nel personaggio, pressione psicologica estrema, gliel'ha fatta fare, mi sembra, 127 volte. Insomma. Akira Kurosawa, ecco, mi viene in mente Kurosawa. Vi ricordate quel film meravigliosi, costruiti perfettamente con le scene a quadro? Ecco, in una scena in cui c'era questo personaggio legato, ovviamente, che, in cui ovviamente, i nemici gli scagliavano le frecce, gliel'ha fatte lanciare veramente le frecce. Lui era lì che si scansava per non essere colpito al volto, cioè quindi tutti i colpi che prendeva delle frecce erano reali. Un altro regista surreale. Ecco, i registi che hanno questo temperamento, questo carattere. Che tipo di carattere deve avere un regista? Allora, deve essere morbido? Deve essere accondiscendente? Deve essere un tiranno despota? Come deve essere un regista? Allora, nel caso dei mezzi della scorsa puntata è chiaro, i mezzi servono. Nel caso del carattere del regista non ci sono delle regole. Realmente non posso darvi dei consigli o dire un regista deve essere così, perché chiaramente ognuno ha il suo carattere. Un regista deve avere una cosa, ma la dirò nel finale, una sola cosa deve avere. Posso magari però parlare per esperienza diretta, posso consigliare, o quantomeno quello che mi capita a me, per plasmare un carattere. Io per esempio sono legato all'estetica, ok? Sono legato molto alla costruzione delle immagini, a movimenti macchina. Quindi che succede? Per esempio in un set la costruzione estetica è una cosa che vincola molto. È una cosa che è macchinosa in un certo senso, anche per un attore, perché per esempio deve stare come questa inquadratura che sto facendo io, no? Io chiaramente ho già dei marker per terra, cerco sempre di tenere gli stessi spazi di qua quando parlo, cioè questo è il discorso dell'estetica dell'inquadratura, quindi per un attore che magari vuole essere più libero, essere costruito all'interno di parametri visivi lo vincola molto. E un regista praticamente che di solito è visivo, è un rompiscatole, diciamo così, ok? Quindi questo per esempio, è il mio modo di raccontare l'audiovisivo. Allora, nel momento in cui c'è un attore professionista è più facile ovviamente il set, ed è il set ottimale perché si può pretendere, chiaramente col suo carattere, ognuno col suo carattere può pretendere da un attore. Molto spesso, anzi si può dire il più delle volte, mi è capitato di lavorare con i non attori, con le persone comuni. Soprattutto quando giriamo gli spot aziendali, in cui c'è praticamente il capo dell'azienda o gli operai dell'azienda. Ecco, in quel caso lì, il carattere conta molto, perché un non attore deve recitare e ha bisogno di consigli, ha bisogno di sicurezza, ha bisogno di comfort soprattutto. Un comfort, quindi, nella tua tensione di gestire il set, nella tua tensione
fatta di responsabilità, il personaggio che ovviamente ha la macchina da presa addosso non deve sentire quella pressione e non è abituato a sentire la macchina da presa. Per esempio, spot di un'azienda vivaistica, spot azienda Mati, in cui ci sono praticamente tutte le persone che vedete nello spot non sono attori. Per esempio, c'è il capo dell'azienda, ci sono gli operai dell'azienda, c'è il musicista. Ok, nessuno è attore. Vi faccio vedere lo spot e poi se ne parla. Allora, avete visto questo spot? Avete visto le espressioni? Erano abbastanza sereni, quantomeno convinti di quello che facevano. Ecco, in alcune inquadrature, tipo appunto quelle corali, quelle dove sono più persone, erano molto vincolate alla messa in scena, cioè dovevano essere entrate, uscite dall'inquadratura, gesti precisi in cui non potevano spostarsi di un millimetro perché magari la luce era diversa, soprattutto quelle con più piani. Ecco, quelle inquadrature lì sono macchinose, quelle inquadrature lì vincolano tanto le persone che sono sul set, vincolano tanto gli attori, figuriamoci i non attori, eppure sono stati bravissimi. Ecco lì che tecnica ha usato, per esempio, che tipo di carattere ha usato? Il coinvolgimento. Quindi chiaramente all'inizio della giornata di riprese gli ho fatto capire che tipo di spot volevo fare, che tipo di espressioni dovevano avere, che tipo di lavoro avrebbero affrontato durante la giornata, perché è fondamentale coinvolgerli, no? Quindi fargli capire: ragazzi, guardate, sarà un lavoro macchinoso, non sarà una ripresina fatta così, cerchiamo di venirci incontro. Una volta che loro capiscono il lavoro che c'è dietro e ne sono coinvolti, allora in qualche maniera riescono ad assecondare la tua visione, riescono a recitare. C'è una formula forse assoluta, quindi non bisogna, secondo me, essere troppo despota. Ma bisogna avere una leadership, non bisogna
essere troppo morbidi, perché magari in un set pieno di caos c'è il rischio che il regista perda il controllo. L'unica cosa che deve avere un regista deve essere ispirante. Ecco cosa deve avere. Deve fare in modo che la troupe, deve fare in modo che come un comandante con i suoi soldati, in un certo senso possono essere truppe e attori, devono sentirsi protetti dalla sua visione, devono sentirsi appunto ispirati dalla visione di questo regista. E l'ispirazione è una cosa che si fa con quando sei coinvolto totalmente in un progetto, quando vedono nei tuoi occhi la brillantezza, quando vedono la lucentezza nei tuoi occhi e riesci a convincerli che quello che stai facendo è la cosa giusta. Quindi diciamo che il carattere di un regista può essere racchiuso in questa parola, ispirazione. Devi essere una persona che ispiri. Se lo fai con un temperamento morbido, se lo fai con un temperamento più deciso, quello non importa, è il tuo carattere. Ma l'importante è che devi essere fonte di ispirazione. Sia mai che la troupe sente che c'è qualcosa in te che non riesce a convincerli. Perché chiaramente quando capita così, la troupe vuole solo portare a casa la giornata di lavoro e se ne frega di assecondare la tua visione. Chiaramente mezzi, chiaramente un regista ha bisogno di carattere e chiaramente ha bisogno di scuola, ha bisogno di mezzi per capire com'è questo lavoro. Come sempre, con il link in basso c'è tutto il discorso legato alla scuola di regia ottima che c'è in Toscana, la Diafamma Film Academy. Vi lascio tutti i link in basso, vi mando il promo. Diafamma è da 40 anni una realtà di riferimento nel mondo delle produzioni internazionali. In pratica, tante delle campagne che vedete in televisione sono prodotte qui. Abbiamo deciso di offrire questo know-how a tutti coloro che vogliono fare questo lavoro. Io ho sempre lavorato su set, indipendente o professionale di serie A, e ho trovato sempre e comunque dei ragazzi non pronti a stare sul set. Al che mi sono detto, basta, è l'ora di fare una scuola vera. L'idea alla base di Diafamma Film Academy è quella di formare persone che sì, hanno una conoscenza teorica, ma soprattutto tecnica. E la Diafamma Film Academy nasce proprio su questa idea, formare persone che siano pronte per stare sul set, per lavorare. Azione! È per questo che abbiamo creato una squadra di professori che non solo nella vita insegnano, ma lavorano ogni giorno sul set e la loro esperienza è tale da poterla trasmettere ai ragazzi. Parallelamente al mio lavoro di direttore della fotografia, insegno questo mestiere da più di 10 anni. Farlo qui alla Diafamma Film Academy dà molta soddisfazione perché non c'è limite a quello che posso insegnare. Qui ho accesso a tutte le tecnologie più recenti, l'Alexa Mini LF, Red Weapon, Gemini, reparto luci, Astera e Skypanel. E più che altro qui è presente uno dei 3 Bolt che ci sono in Italia. I ragazzi all'inizio della loro carriera si misureranno con molto meno di tutto questo, ma è importante che nel loro momento formativo si confrontino con tutto quello che c'è a disposizione sul set oggi. Io a Diafamma ho fatto un tirocinio che giorno dopo giorno sul set mi ha permesso di imparare delle cose che sui libri non avrei mai potuto vedere, di toccare con mano e di poter utilizzare degli strumenti che sono molto più validi rispetto a un insegnamento teorico. La cosa che maggiormente è importante in un corso è il poter imparare ad utilizzare le cose che ci vengono insegnate. Io sono l'esempio di come la formazione in Diafamma in questo studio possa prepararti al lavoro. Entrare nei nostri studios è entrare in un mondo magico. Io lo so, ci entro tutti i giorni e credo che se qualcuno ha questa passione, questo sia il posto giusto. Quindi, signori, peccato la giornata, il tempo sta cambiando, sta diventando grigio, nuvole all'orizzonte, però come si sta bene. Finalmente fuori, ok? Finalmente possiamo respirare di nuovo. Vi saluto, stavolta non lo faccio con l'inquadratura laterale perché non ho la camera laterale, vi saluto di qua e al prossimo videoblog. Ciao ragazzi! Perché non abbracci te? No, no, devo abbracciare io? Lo sai che questo canale è troppo impegno. Quest'estate bisogna divertirci un po', no? Pensi che ti sto rompendo le scatole a questo canale? Molto.
Lo sapevo io. No, a parte gli scherzi, bisogna fare qualcosa per ottimizzare i tempi. Non ci abbiamo tempi, lavoro sempre. Ora vediamo di fare una pausa per questo canale nel periodo estivo, eh. Lo diciamo alle persone che ci seguono. No? Che dici? No, non si è sentito, mi sa che non si è sentito. Voglio che si senta, eh. No. Voglio che si senta, prenditi le tue responsabilità.